quest'ultima parte dell'anno. Abbiamo 220.000 euro da mettere a disposizione per coloro che non sono riusciti a far domanda in quel periodo, quindi sono stati in qualche modo esclusi, non sono riusciti nei tempi consentiti a presentare anche l'ISEE, perché è importante anche l'ISEE come condiviso con i sindacati. Dall'altra, l'amministrazione comunale mette a disposizione 165.000 euro per integrare le risorse della regione sul bando degli affitti, quindi per il sostegno al pagamento del canone di locazione. Anche lì ci sono due fasce di ISEE, quella massima è fino a circa 12.000 euro, e anche lì rispetto all'anno scorso abbiamo avuto tra l'altro più domande, perché l'anno scorso erano 328, quest'anno 390, poi adesso vedremo quali saranno gli effettivi beneficiari. Da ultimo esce proprio oggi, il bando esce il 19 e la domanda scade poi il 15 dicembre, il bando a sostegno delle famiglie, e cioè utilizziamo le risorse della legge 30 trasferite dalla regione, legge 30 sulle famiglie, sono risorse queste d'ambito, mentre i primi due sono risorse solo del comune di Fano, queste sono risorse di tutto l'ambito, sono 66.000 euro e che vanno a finanziare interventi di sostegno alle famiglie in disagio economico e sociale, soprattutto famiglie monoparentali, separati o famiglie numerose, oppure famiglie in cui ci sono figli minori oppure famiglie in cui uno dei due genitori è deceduto. Si può fare domanda tramite PEC e tramite lettera raccomandata, mentre per quello che riguarda i buoni spesa si utilizza la procedura telematica e quindi occorre l'accreditamento tramite lo SPID, l'identità digitale.